Buongiorno, come stai? Spero bene. Siamo arrivati al quarto episodio degli Anelli del Potere, quindi con la fine di questo episodio siamo a metà del percorso, quantomeno della prima stagione. L'episodio si intitola La Grande Onda, che non è altro che un'illustrazione di ciò che vediamo accadere proprio a inizio puntata, cioè quello che si capisce abbastanza velocemente essere una sorta di sogno, un momento onirico in cui la regina di Numenor vede accadere quello che, come lettore di Tolkien, già si conosce, cioè la caduta di Numenor. Per immaginare Numenor, lo scrittore Tolkien aveva dichiarato di essersi ispirato al mito di Atlantide, un mito che l'ha sempre affascinato molto, secondo cui a un certo punto della storia sarebbe esistita questa civiltà atlantidea che era un vero e proprio continente in mezzo all'Atlantico che poi a un certo punto sarebbe stato distrutto, sarebbe caduto e si sarebbe inabissato. E Numenor è un po' la sua Atlantide all'interno del mondo di Arda. Quindi qua si utilizza l'escamotage narrativo della visione per mostrare già questa sorta di tsunami, appunto, di grande onda che va a travolgere Numenor e che sembra una sorta di destino che non si può evitare. Diciamo che come lettori lo si considera un punto fisso che si dovrà raggiungere, a prescindere da quanto potremmo affezionarci alla Numenor della serie. Il suo punto di arrivo sarà comunque la caduta. E quindi si potrebbe leggere questa visione come l'immagine di un futuro che non è evitabile. Ovviamente, se l'episodio parte con la visione della regina, significa che in questa puntata prosegue la storyline di Galadriel, che si trova proprio in trappola nel continente di Numenor e vorrebbe convincere la regina e la popolazione a salpare verso la Terra di Mezzo, quindi verso est, mentre invece la regina, che agisce di testa sua rispetto a Galadriel, vorrebbe spedire l'elfa di nuovo verso Valinor, che era la sua destinazione originaria del primo episodio, se ricorderete. Qua, nelle scene iniziali, ci sono di nuovo delle problematiche con i costumi, perché appare questo nuovo personaggio del cancelliere, che si capisce essere un personaggio molto importante, che forse potrebbe addirittura usurpare il trono di Numenor e in futuro portarla alla distruzione, ma che lì per lì, quando appare, fa un po' ridere perché ha questa barba finta, cioè è chiaramente una barba finta. Quindi rientriamo sempre nel problema che il trucco e il parrucco e i costumi variano molto. Ci sono soluzioni molto riuscite, ma ci sono anche cose un po' poracce. L'effetto barba finta credo che sia sempre una delle cose peggiori. C'è chi dice che questa serie propone quasi una serie di cartoline fantasy della Terra di Mezzo e finora è stata una sua caratteristica di punta, una forza, se vogliamo dire. È ovvio che ci debba essere anche qualche sostanza narrativa, poi per dare un senso al tutto, però io personalmente questo utilizzo delle cartoline lo apprezzo molto perché effettivamente quando uno le guarda si bea proprio di ciò che sta vedendo, per esempio quando Isildur sulla nave si sente chiamato da Valinor, comunque ti trasmette quel senso che dovrebbe provare lui. Il fantasy, specialmente l'high fantasy, è spesso strutturato proprio per indurre in chi lo legge, in chi lo fruisce, in chi lo immagina, in chi lo gioca, un senso quasi di nostalgia, no? Fa molto leva su questa sorta di nostalgia irrazionale per un mondo che in realtà non è mai esistito, un mondo di fantasia che non abbiamo veramente vissuto, ma che è fatto apposta per stimolare nel nostro cervello quel tipo di sensazioni, no? Questa fascinazione per un contesto storico arcaico. Molti paragonano appunto il fantasy contemporaneo al mito dell'Arcadia, no? Ce l'abbiamo un po' connaturato noi esseri umani, questo slancio quasi neurologico verso l'idea del paradiso terrestre, no? Questo mondo ideale che un tempo c'è stato e non c'è più, ma è come se il nostro spirito ne fosse attirato, ne fosse affascinato. Non è qualcosa che fa leva su tutti, infatti c'è tanta gente che il fantasy lo mal sopporta, però mi dà l'impressione che molte persone che amano il fantasy la leva sia proprio questa, una leva quasi inconscia, questo senso di benessere che si prova guardando e immaginando questo tipo di mondi. E quindi la serie è abbastanza furba da quel punto di vista, perché culla molto
la nostra visione. Torna in questo episodio anche la location del regno dei nani, quello di Durin IV, in particolare in realtà incarica il padre che è Durin III. Finora è il mio scenario preferito in cui si muove la storia, quindi sono molto contenta di rivederlo. Vediamo che si sta costruendo effettivamente la forgia dentro cui poi Celebrimbor dovrebbe forgiare gli anelli del potere, a quanto ne possiamo intuire. Tra l'altro, io leggendo Tolkien ho molta difficoltà a stare dietro agli accenti e alle pronunce, per cui, per esempio, io per anni ho sempre letto Celeborn come marito di Galadriel, però a quanto pare questa fricata non sta di casa nelle pronunce elfiche, per cui dovrebbe essere sempre Celeborn, Celebrimbor o Celebrimbor. Con l'aiuto dei nani, gli elfi stanno costruendo la forgia, forgia che tra l'altro ha una somiglianza abbastanza inspiegabile al monumento alla Terza Internazionale di Tatlin. Sarà la mia deviazione di studi che parla, ma quando l'ho vista ho detto: ehi, ma quello è il monumento di Tatlin, la torre di Tatlin, che sarebbe questa sorta di progetto per la Terza Internazionale che poi non è mai stato effettivamente realizzato ed è una sorta di versione moderna funzionalista in ferro, vetro e materiali moderni per l'epoca, di una sorta di ideale torre di Babele. Assomiglia anche un po' alle torri di Babele di Bruegel il Vecchio. Io penso che in qualche modo queste influenze siano state parte all'interno della storia, perché ho l'impressione che comunque, come era accaduto per le trilogie di Peter Jackson, anche nel caso della serie, chi ha realizzato tutto l'apparato scenico estetico ha guardato moltissimo ai riferimenti artistici, scultori, architettonici, non solo. Infatti, per esempio, a Numenor è anche molto divertente che la moda, gli abiti, riflettano un po' lo stesso eclettismo dell'architettura. Nel video precedente a questo avevo detto che l'architettura di Numenor è un mix di tanti stili diversi. Un po' rimanda a certe architetture medio orientali, ma tantissimo anche dell'antichità classica, quindi Grecia e Roma. E l'abbigliamento ha le stesse identiche caratteristiche, nel senso che ci sono i personaggi che sono praticamente vestiti in peplum e ci sono invece certi che indossano tuniche colorate con decorazioni che sono molto più vicine al nostro immaginario da Mille e una notte, no? Per cui anche lì, secondo me, si è voluto tenere lo stesso stile concettualmente nella moda e nell'architettura, che è una bella pensata, effettivamente. Certo, forse avrebbero dovuto amalgamare un po' di più, no? Cioè, ci sono veramente personaggi diversi che hanno uno stile di vestiario diverso a Numenor. Avrebbero forse dovuto più fare un mix effettivo tra queste varie ispirazioni. Dicevamo, lo scenario nanico, lì si trova ancora Elrond, che ha dei sospetti verso il comportamento di Durin. La questione è anche abbastanza frettolosa, però di fatto quello che lo porterà a scoprire è che Durin IV in segreto sta cavando un nuovo materiale dalle miniere che non è altro che il famoso Mithril. Nella trilogia del Signore degli Anelli era questo materiale stra di valore, stra resistente, stra tutto, che era stato impiegato per realizzare la cotta di maglia che userà Frodo e a sua volta ereditata da Bilbo Baggins, che l'aveva avuta durante il romanzo L'Hobbit. Se vi ricordate il Signore degli Anelli, questa cotta di maglia di Mithril aveva preservato Frodo in parecchie occasioni, quindi era stato un oggetto molto utile. E qua c'è un po' di fanservice, però a me personalmente è piaciuto. Vediamo per la prima volta mostrare questo materiale che in questo momento è una scoperta del tutto nuova. Però anche nella Terra di Mezzo esiste la legge di Murphy, quindi non fanno in tempo Durin e Elrond a scambiarsi idee su questo Mithril e Durin ne regala un pezzo a Elrond quasi in atto simbolico che la miniera crolla e quindi tutto questo bel progetto di Durin va in fumo perché anche se nessuno muore, questa cava verrà chiusa temporaneamente.
È chiaro però che questa storia non finisce qui. Un aspetto su cui già si poteva intuire che la serie sarebbe andata a battere abbastanza, e sta avendo conferma, è che durante questa serie dovremo mano a mano incontrare, con maggiore o minore spazio, tutti coloro che saranno a un certo punto portatori di uno degli anelli. Secondo il canone tolkieniano, Durin IV dovrebbe essere uno dei nani, custodi di uno degli anelli nanici. Quindi proprio questi oggetti magici che stanno per essere forgiati, non si sa bene in che tempi, finiranno poi nelle mani di molti dei personaggi che stiamo incontrando. Sicuramente Galadriel, lo sapevamo, Durin e forse Halbrand, chissà, potrebbe essere uno degli uomini che avranno uno degli anelli destinati agli uomini. Andiamo a rispolverare un attimo la poesia dell'anello, quella nella traduzione dell'Aliata. È una guida fondamentale alla serie, nel senso che credo che la serie sia stata letteralmente e sarà letteralmente plasmata in buona parte attorno a questa poesia più che a ogni altra cosa. Per cui, nella poesia originale, proprio dall'inizio si dice: tre anelli ai re degli elfi sotto il cielo che risplende. Quindi tre anelli forgiati saranno destinati agli elfi, uno dei quali Galadriel, che avrà l'anello dell'acqua. Sette ai principi dei nani nelle loro rocche di pietra. Quindi sette ai principi dei nani. Durin IV è effettivamente un principe e dovrebbe essere uno dei nani a cui è destinato uno degli anelli dei nani. Nove agli uomini mortali che la triste morte attende. Quindi ben nove saranno destinati agli uomini mortali. Qua, nel film di Peter Jackson, quando vengono mostrati per una sequenza abbastanza veloce i nove uomini, sono nove teste coronate apparentemente, però in realtà a differenza che gli elfi e i nani, qua non è specificato il ruolo che hanno. Non sono necessariamente, secondo Tolkien, re degli uomini. Si parla di uomini mortali, potrebbero anche essere eterogenei, nel senso potrebbero essere guerrieri, potrebbero essere sacerdoti, non è specificato che siano persone al comando, è ovvio che saranno personalità carismatiche, però nella serie si potrebbe, visti i tempi che corrono, anche decidere che, non lo so, magari non saranno nove uomini, ma qualche uomo e qualche donna. Del resto, sia in italiano sia in inglese, uomini spesso è omnicomprensivo anche del genere femminile, quindi possiamo aspettarci che questo uomini mortali venga interpretato in senso molto ampio. E poi ovviamente ce n'è ancora uno nell'elenco che però non dobbiamo aspettarci sarà forgiato insieme agli altri. Uno per l'oscuro Sire chiuso nella reggia tetra, nella terra di Mordor. Questo qua lo conosciamo benissimo. Quello che è chiamato l'unico anello e che ha il potere di dominare tutti gli altri. Quindi, secondo il canone, dovremmo aspettarci prima la forgia di tutti questi 19 anelli e solo successivamente la creazione di questo anello malvagio che dovrebbe, nonostante il potere degli anelli, poterli controllare tutti quanti. Qualsiasi cosa questo significhi, perché non siamo mai arrivati a vederne le implicazioni fino in fondo, no? A livello nazionale popolare non sappiamo neanche bene cosa i singoli anelli facciano, se ci siano delle differenze sostanziali nel potere di questi anelli, cosa li distingue l'uno dall'altro. Sono tutti aspetti che, secondo me, la serie vuole e intende andare ad esplorare. Sono anche curiosa di scoprire come tratteranno, quando ci si arriverà, la natura dell'unico anello. Cioè, nella storia di Tolkien, ancora di più nell'adattamento di Peter Jackson, l'anello è un personaggio vero e proprio, come se avesse una sua personalità. E quindi mi piacerebbe capire la genesi di questa cosa, se è un frammento della personalità di Sauron, questo è chiaramente un condizionamento degli Horcrux di Rowling, oppure se c'è un'altra personalità intrappolata dentro, oppure è una personalità che l'anello sviluppa da solo di puro male, ma chissà, lo vedremo. Ovviamente quest'ultima versione è quella che mi piace di più, perché sarebbe ripetitivo che anche l'anello fosse stato una persona a un certo punto, però vedremo, insomma, secondo me ci vorrà molto tempo per arrivare a quel punto. Ormai all'alba del quarto episodio abbiamo capito che è vivo e lotta insieme a noi tantissimo il Toto Sauron. Il Toto Sauron permea
tutta la creazione di questa serie. Chi sarà Sauron? Dove si nasconde Sauron? È sempre stato dietro il divano? Chissà. Nella serie si parla di Sauron come un personaggio che è già noto, che era il luogotenente di Morgoth, che era questa figura demoniaca, come se fosse lo stesso Lucifero. Anzi, è proprio una sorta di altra versione di Lucifero, perché è veramente una creatura celestiale caduta. Sauron aveva una carica subalterna rispetto a Morgoth e quando Morgoth è caduto, Sauron è sparito, però Galadriel sappiamo che è sicura che non sia morto, che si nasconda da qualche parte. Quindi l'idea è, visto che Sauron non ha una forma così definita, così distinguibile, che potenzialmente potrebbe essere chiunque, potrebbe essere un personaggio che abbiamo di fronte a noi e di cui non sospettiamo niente. Fino alla puntata scorsa, il Toto Sauron aveva tre principali indiziati che sono già belle che smentiti per la maggior parte. Uno è Halbrand, che però è estremamente precoce pensare che un personaggio introdotto così all'inizio della storia e già così sospetto in un certo senso possa essere già subito lui Sauron, però chissà. Il secondo era questo Adar, che era un capo degli orchi, quindi aveva comunque delle caratteristiche che potevano insospettire, compreso il nome Adar, che significa padre in elfico e che quindi poteva essere uno dei tanti nomi di Sauron, ma già in questo episodio sappiamo che no. Tra l'altro interpretato dall'attore che nel Trono di Spade faceva Benjen Stark, lo zio di Jon Snow e Company, che lo aiuta a più riprese oltre la barriera. Qua non è un orco, ma è un elfo pieno di cicatrici che per qualche motivo ha un atteggiamento di comando sugli orchi e anche molto protettivo anche nei loro confronti. Ed è il personaggio grazie al quale indirettamente Arondir si libera perché c'è questa sorta di Deus ex machina per cui gli affida un messaggio da portare agli uomini rifugiati nella torre. Ovviamente l'ultimo indiziato del Toto Sauron è l'uomo caduto con la meteorite, che non si vede in questo episodio come non si vedono i pelopiedi, però viene comunque indirettamente citato. Infatti il ragazzino umano Teo, che ha rubato questa sorta di strana elsa che a tutti noi ricorda molto i poteri di Sauron, è un'elsa molto figa perché impiantandosela nella carne fa scaturire una sorta di spada infuocata. Non proprio infuocata, proprio come se fosse fatta di lava, delle braccia stesse del vulcano. Ricorda molto nell'estetica la torre di Sauron. E adesso questo oggetto nelle mani di Teo, ma l'aveva trovato in un fienile, e il fienile apparteneva a un uomo di nome Valdrag, che si interfaccia con lui in questo episodio e si capisce essere, a parte pazzo furioso, si capisce essere stato un seguace di Sauron che sta aspettando il suo ritorno, un po' come i Mangiamorte fedeli in Harry Potter, no? Tipo Bellatrix. Sto continuando a fare esempi tratti da Harry Potter, ma perché comunque mi sa che ci sono un po' delle contaminazioni incrociate ormai tra le grandi saghe fantasy. È lo stesso discorso che dicevo con Dragon Age l'altra volta, no? Cioè, tutto ciò che deriva da Tolkien adesso sta anche influenzando questo adattamento da Tolkien in altro modo. È tutto un rimpallo di omaggi e di riferimenti. Vabbè, quindi Sauron qua come una specie di Voldemort è sparito. Si capisce che non è così, insomma, noi lo sappiamo già, ma non tornerà soltanto per la Guerra dell'Anello nella Terza Era, ma lo troveremo di nuovo agguerrito nella Seconda Era. Quindi questo oggetto, l'Elsa, è molto importante per il momento e sembra proprio l'oggetto che gli orchi stanno cercando. Infatti, indirettamente, Teo sta mettendo in pericolo tutte le persone che sono con lui, tenendo quell'oggetto con sé. Chissà, magari questo oggetto magico un giorno diventerà l'anello. No, non voglio dire cavolate. Però almeno abbiamo un sostitutivo emotivo dell'anello che ci manca molto qua, non esistendo ancora. Nel frattempo, tutta la trama, che per ora è molto frammentata, sta convergendo verso le terre del sud. Un po' tutti i personaggi, in qualche modo, sembrano destinati a trovarsi lì. Quindi, se vogliamo fare il paragone col Trono di Spade, in realtà si parte da una frammentazione narrativa, ma qua sembrerebbe, a meno che non si mettano in mezzo decine di ostacoli come accadeva lì, che la narrazione a un certo punto dovrebbe raccogliersi in uno spazio più limitato, cioè una specifica zona della Terra di Mezzo.
Infatti, da Numenor la regina finalmente si decide e, non temendo più lo stigma di essere un amante degli elfi, perché ormai c'è una causa di forza maggiore in gioco, nel momento in cui cominciano ad esserci i primi segni della caduta di Numenor, si convince a permettere non solo a Galadriel di partire verso est, ma di accompagnarla e con lei di portare una compagine di uomini e donne di Numenor, lasciando tra l'altro il territorio molto vulnerabile. Farà parte di questa spedizione, tra l'altro, anche Isildur, che a questo punto lascia Numenor e si dirige anche lui verso la Terra di Mezzo. Vista l'importanza del personaggio, sarà da seguire, nonostante finora sia un ragazzetto ancora imberbe abbastanza, però, insomma, è un personaggio degno di interesse. Questo si è già detto, questi episodi di mezzo, come la Terra, sono un po' più televisivi nella regia, non hanno più quella regia cinematografica dei primi due, che erano diretti da Baiona. Qua siamo più nella zona di una bellissima serie TV, bene o male, quello che poi tutto sommato Gli Anelli del Potere è, per cui la regia e altri aspetti tecnici sono molto più ordinari. Del resto il budget va spalmato su un periodo molto più lungo. Sul Toto Sauron io non mi esprimo per ora, perché potrebbe essere un personaggio che non abbiamo ancora visto, potremmo essere noi che ci stiamo fasciando la testa. In realtà, a un certo punto incontreremo Sauron come Sauron, senza che abbia nessuna identità segreta prima, ma mi piace pensare che magari sia uno dei personaggi che già stiamo vedendo e verso cui non abbiamo nessun sospetto di alcun tipo. Non l'uomo meteora, perché è troppo scontato, appunto. Quando il seguace di Sauron parla con Tio, gli dice che Sauron sta tornando, perché la caduta della cometa è in qualche modo un segnale del suo ritorno nella Terra di Mezzo. Quindi uno deduce in automatico che si stia parlando dell'uomo caduto insieme alla meteora, però anche in questo caso è talmente scontato che è difficile che sia così. Io sono più propensa a credere che possa essere un personaggio che per ora è totalmente insospettabile, o un oggetto che è totalmente insospettabile, perché Sauron ormai abbiamo capito che è un concetto, potrebbe essere in qualsiasi forma, però sarebbe molto bello se fosse un personaggio attivo nella storia. Bene, io vi mando un grosso bacio, fatemi sapere cosa ne pensate, se siete del partito a cui la serie sta facendo schifo, oppure quelli entusiasti che comunque stanno apprezzando tutto, oppure siete in qualsiasi fascia intermedia tra le due, e vi saluto e ci rivediamo al quinto episodio con, credo, il ritorno in grande stile dei Pelopiede, che ci sono tanto mancati. Nachos.